Io sono Daniel Ponticello, sono un imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, sono fondatore e direttore tecnico della Rebber Telco, che è un provider qui in Veneto. Essenzialmente quello che faccio io è che sono un programmatore Python, Node.js Go, e mi occupo, oltre che di programmazione, mi occupo anche di security. Viaggio un bel po' perché diciamo che tra Black Hat e DEFCON sono ormai 7 anni che faccio avanti e indietro negli Stati Uniti, ma giornalmente quello che faccio di più è di cui mi occupo è networking in senso classico, quindi sono un ingegnere di rete. Ovviamente su Linux, Cisco e RouterOS, che è MikroTik se qualcuno lo conosce. Oggi parliamo di Software Defined Network. Se voi provate a cercare su Google Software Defined Network, ci sono varie definizioni diciamo a questo acronimo. Quella che mi piace di più, almeno personalmente, è questa qui che dice che il Software Defined Network è un insieme di tecnologie che implementano nuove soluzioni a problemi vecchi o persistenti. Perché si tratta, diciamo, di una definizione, secondo me, diversa anzi, più azzeccata rispetto alle altre? Perché in realtà non c'è una sola architettura di Software Defined Network, ma come vedremo ce ne sono più di qualcuna, e nel tempo il significato di Software Defined Network si è talmente ampliato in termini proprio di spettro delle soluzioni che diciamo, ha perso quello che era un po' il suo significato di nicchia iniziale. Vediamo per esempio quali sono i problemi che vorrebbe risolvere, diciamo, il concetto del Software Defined Network inteso come insieme di tecnologie. Diciamo che ci sono tre categorie di problemi, che sono problemi, diciamo, storici. In ambito data center, dove l'esplosione dell'utilizzo chiaramente di reti virtuali, macchine virtuali e quant'altro ha aumentato a dismisura il numero di host, e quindi abbiamo un problema di MAC table overflow, ci sono troppi MAC address all'interno delle tabelle degli switch, e quindi si rischia di andare in overflow, quindi in flooding su tutte quante le porte. VLAN exhaustion, cioè abbiamo troppe VLAN e non riusciamo a sfruttare correttamente in la numerazione proprio in bit delle VLAN. Network overlap, ovvero abbiamo la necessità, magari avendo clienti diversi o ambienti diversi all'interno dello stesso data center, di poter fare overlapping delle classi di IP o anche addirittura delle VLAN, e la velocità di deployment. Io nel 2018 ho la necessità di creare un'istanza di una VM piuttosto che di un container e assegnargli delle funzioni di rete o comunque delle caratteristiche di rete in tempi molto minori rispetto a 10 anni fa, dove tiravo su una VM, dovevo sentire il dipartimento di rete che mi configurava il tutto, eccetera, eccetera. In ambito service provider, che è il mio, chiaramente l'automazione e la gestione, cioè il discorso di avere comunque una scala di numero di device da gestire molto, molto elevato, e la necessità di avere un qualcosa che mi verifichi l'integrità delle policy, della configurazione che io vado a installare, e la velocità di reazione. Ci sono delle situazioni in cui devo fare un cambio di configurazione massivo. Se utilizzo le tecniche di 15 anni fa, chiaramente non sono in grado di farlo. In ambito enterprise, il discorso del cloud ibrido, necessità di tenere dei server in casa ed estenderli anche nel cloud, quindi Google Cloud Computing piuttosto che Amazon, e ovviamente la complessità di gestione. Esistono, come abbiamo detto, due approcci differenti ai problemi che abbiamo visto. Gli approcci differenti si possono dividere in due grandi, diciamo, gruppi. Il primo gruppo, che è quello di buttiamo via tutto quello che sappiamo del network, implementiamo un nuovo concetto di network, dove però devo cambiare gli apparati, cambiare le procedure, ho un maggior rischio. Infatti vedete che qui in questo asse abbiamo il rischio che è più alto con il nuovo concetto, ma ho anche maggiore innovazione. Nella parte invece più bassa ho un miglioramento dell'esistente, cioè prendo la mia rete che già esiste e cerco di migliorarne le funzionalità per risolvere i problemi. Minor rischio, minor innovazione. Quali sono le soluzioni che trovo oggi, diciamo nel quadrante alto, quindi quello con maggior rischio? Sono sicuramente il Software Defined Network con OpenFlow, che dopo vedremo che cos'è, un controller dove io ho, diciamo, un server, per farla banale, un server che potrebbe essere ONOS, che è un progetto della Linux Foundation open source. Inizialmente era stato fatto con AT&T, ma poi diciamo che è diventato parte della community, dove ho questo controller che programma dei device, o comunque dà delle policy a dei device, e questi device effettuano il forwarding. Oppure la possibilità di utilizzare, chiaramente uno scalino più sotto, degli apparati che supportano delle API, quindi ho dei router in senso classico, degli switch in senso classico, che però possono essere programmati da un controller API, quindi che mi espongono delle interfacce esterne. Oppure, andando a ridurre il rischio nell'implementazione di soluzioni Software Defined Network, l'overlay SDN, ovvero crea una rete sopra la rete esistente per poter implementare e risolvere i problemi che ho visto prima, oppure Automation SDN, che è la semplice automazione di alcuni task, e
e quant'altro. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Dobbiamo partire però, diciamo, dall'elemento, il blocchetto base di tutta quanta la rete, che è il router o lo switch. Per cercare di capire come funziona il software defined network, dobbiamo prima capire come funziona un router o uno switch. Un router o uno switch in senso classico è un box, come vedete da questo quadrato, chiaramente con n interfacce, o n interfacce perché il traffico chiaramente non viene generato, entra da un'interfaccia e esce su un'altra. Il lavoro di questo box è quello di spostare frame se è uno switch, pacchetti se è un router, e diciamo che essenzialmente io ho il control plane, che è la parte all'interno del mio router che definisce, anzi che tiene la configurazione, quindi tutta la parte di configuration generali, diciamo, del device, la RIB, quindi la Routing Information Base, tutto quello che è, diciamo, proprio le rotte fisiche IP, e la FIB, quindi, diciamo, proprio la decisione di routing di dove giro, su che interfaccia di destinazione giro un certo frame, un certo pacchetto, che vengono programmate all'interno dell'ambito dello stesso device nel data plane, quindi viene spostato nel silicone, nel chip, se è un router hardware, ovviamente, e dopo da lì la macchina effettua il suo spostamento dei pacchetti da una porta a un'altra. Quindi questo è un router in senso classico. Nel momento in cui facciamo lo step per andare a un router di tipo OpenFlow, anzi uno switch in questo caso di tipo OpenFlow, io quello che faccio è separo in due box differenti quello che è il mio data plane dal mio control plane. Il control plane, diciamo, che viene riimmaginato come un controller, quindi un server Linux più delle volte, in cui dentro ho un database con dentro delle configurazioni, quindi con i flow di configurazione, un controller di tipo OpenFlow che va a programmare n device che si trovano sulla mia rete attraverso sempre questa interfaccia OpenFlow, che poi programmerà il mio data plane per fare il forwarding. Chiaramente ho la possibilità di centralizzare chiaramente tutte le policy, le mie configurazioni dal controller, e quindi in realtà le macchine che io vado a mettere all'interno della mia rete non sono più macchine completamente, diciamo, con la loro configurazione, con tutte le loro cose, ma sono dei white box, quindi non ho neanche più la necessità di comprare la stessa marca di switch o la stessa marca di router per poter centralizzare tutta quanta la mia, diciamo, rete, la mia policy. Quindi non ho neanche più il vendor lock-in con questa cosa. Questa io la chiamo network revolution, cioè rivoluzioniamo la rete. Andando uno step più basso, abbiamo invece l'implementazione del software defined network tramite API, dove abbiamo comunque un'astrazione del data plane e del control plane, però è un'astrazione, diciamo, un po' più soft, perché io ho un controller che non è più un controller OpenFlow, ma è un controller, diciamo, abbastanza generico, che tiene un inventario con dentro l'inventario dei tuoi device, la Routing Information Base e tutti quanti i label switched paths. Attraverso una serie di protocolli, questo controller è in grado di programmare i device che si trovano sulla rete, che però sono device che possono essere, cioè possono sia mantenere le funzionalità vecchie, quindi possono essere programmate mettendo la configurazione all'interno del device che si trova sul territorio, cioè sul campo, nel field, sia attraverso programmazione centralizzata. Quindi vi vediamo per esempio tre protocolli, uno può essere NetConf, ma potrebbe essere anche SNMP o REST API, BGP, BGPLS, che è una cosa abbastanza interessante perché io ho un controller che parla BGP con i miei router e quindi può manipolare in qualche modo la tabella di routing, o BGPLS, che è un nuovo tipo di, diciamo, di estensione al BGP, dove ho la possibilità di passare dei link state all'interno del protocollo BGP. Quindi estendo il BGP per poter portare delle informazioni in più rispetto a quello che c'era in origine. Oppure andando direttamente a programmare la RIB. Da lì chiaramente viene passata al control machine, che poi programma. Control machine è, diciamo, quello che prima era il vecchio router, e poi ho il mio data plane che viene programmato. Questo lo possiamo chiamare network evolution, perché ho comunque una centralizzazione delle policy, tutto quanto quello che riguarda la gestione della rete su un server centralizzato, però comunque non ho la necessità effettivamente di dover sostituire, diciamo, i device che sono sulla rete, non ho necessità di cambiare anche la politica, perché non sto parlando di flow, ma sto parlando comunque di rete in senso classico. Poi abbiamo visto il terzo tipo, che è l'overlay SDN. Questo è, diciamo, la classica soluzione che si fa all'interno del data center, ovvero bypasso completamente la rete. Non mi interessa cosa c'è sulla rete esistente del service provider o dell'enterprise o del network, vado a creare una serie di tunnel direttamente tra le virtual machine, molto simile a quello che credo che abbiamo visto, sono arrivato che la presentazione è già iniziata, ma era molto simile a quello che abbiamo visto prima. E la differenza è che invece di risiedere la configurazione all'interno della VM, quindi della macchina virtuale, ho un controller che mi programma dei virtual switch che creano i path tra le varie VM. Quindi ho dei tunnel di rete privata che sono in grado di collegare macchine virtuali tra di loro. Questo si chiama network bypass, quindi controller centralizzato che programma degli switch che creano una rete sopra un'altra rete.
Questi tunnel che vengono creati sono di solito dei tunnel UDP. Uno, diciamo che quello più classico che viene utilizzato è la VXLAN, che è quella che utilizza anche Amazon o Google Cloud Computing per collegare, diciamo, le varie VPC all'interno del cloud di Amazon. Oppure, come quarto, diciamo, opzione, quindi quella con rischio minore, quella dell'automation, ovvero non reinvento niente, ma creo un bel server Linux in cui utilizzo una serie di tool, quindi sicuramente un database in cui mi tengo l'inventario dei miei device e di tutte le politiche di configurazione che voglio fare, poi uso tecnologie come o degli script Python o anche Bash, se uno vuole scriptare in Bash, o con Ansible, che è un framework di automazione, un automation framework, e tramite SSH mi collego sui miei device, quindi è molto simile a quello dell'SDN API, ma non richiede che il device abbia un'implementazione di un API specifica, quindi non richiede che il device sia in grado di accettare l'API, perché il collegamento tra il server Linux e il router generico avviene tramite SSH, quindi CLI classico. Non ho scritto Telnet perché sarebbe meglio di no nel 2018 usare il Telnet. E se chi lo usa, cortesemente la smetta. Quindi sono in grado di programmare dal mio server Linux i miei router generici, ho una replicabilità delle configurazioni, quindi creo un template di configurazione che può essere, diciamo, installato sul campo in maniera diciamo molto rapida, quindi sono comunque reattivo nel cambio delle policy e ho comunque un approccio dichiarativo, quindi sono in grado di avere una serie di attività che devono essere fatte. Se uso un automation framework come Ansible, se anche rilancio questo script, non è che la configurazione viene rifatta due volte, ma il sistema si collega e verifica che la configurazione esistente nel device corrisponda a quanto io ho definito nel mio playbook o nel mio template di configurazione. Ovviamente posso anche andare a fare pulling di information, quindi posso andare a salire nel device e ritirarmi informazioni. Quindi anche se io non ho un repository centralizzato sincronizzato, perché non è il controller che impone la configurazione, perché qualcuno potrebbe cambiare la configurazione a mano sui device, cosa che nell'SDN di tipo OpenFlow o di tipo API non è possibile, poi dipende come è stato configurato, ma più delle volte no, ho comunque la possibilità di dire a intervalli regolari salgo sulla macchina, esporto la configurazione, poi posso usare dei tool come Git o CVS, quindi classico stile come se fosse codice scritto, faccio il commit all'interno del mio repository CVS o Git e lì posso avere le differenze tra la configurazione del giorno prima e la configurazione del giorno dopo e applicare una cosiddetta code review, in questo caso config review, su base regolare. Quindi per esempio in ambito service provider si possono andare a reperire le configurazioni di tutti quanti i clienti o comunque di tutti quanti i device sulla rete giornalmente. Il giorno successivo, se c'è una differenza rispetto al giorno prima, qualcuno del team di network deve essere incaricato di fare review dei cambiamenti che sono stati fatti. Perché è stata aperta una porta in più su questo firewall? Perché è stato cambiato, che ne so, un indirizzo IP o una classe? Allora in quel caso si possono andare a fare queste review. Quindi, rivedendo, diciamo, lo schema iniziale che abbiamo visto, siamo partiti da maggior rischio, maggiore innovazione, quindi Network Revolution, Open Flow, quindi cambio, reinvento completamente la rete. Non ragiono più con i paradigmi, diciamo, vecchi, ma ragiono con i paradigmi nuovi, quindi in termini di white box, ho delle macchine bianche che metto sulla rete che posso andare a programmare, fino a un network evolution, quindi tengo comunque dei router però un pochino più evoluti, cioè che siano in grado di accettare configurazione da un controller di API, bypasso completamente, quindi ignoro completamente la questione della rete e ne costruisco un'altra virtuale sopra, oppure network automation, quindi faccio un approccio molto soft che sia in grado però di garantirmi le stesse, diciamo, funzionalità che avrei col software defined network, ma con la parte di automation. Quindi diciamo che inizialmente, quando abbiamo visto la lista di problemi che il software defined network poteva risolvere, sembrava semplicemente una questione di flessibilità. Non è solo una questione di flessibilità che dà il software defined network, a seconda di qual è, diciamo, la tipologia di software defined network che voglio implementare all'interno della mia rete, ho comunque queste caratteristiche che vengono comunque in qualche modo soddisfatte. Quindi io potrei prendere ciascuno di questi casi qui e andare ad applicare queste regole qui, che sono le caratteristiche del software defined network. Cioè innovazione, ho una nuova soluzione a un problema vecchio, separo i piani, ho un controllo centralizzato, magari separazione dei piani non in tutti, perché per esempio nella parte di automation non separo i piani control plane e data plane. Però diciamo che la maggior parte delle caratteristiche che io trovo all'interno di una soluzione software defined network lo posso trovare in tutti e quattro, diciamo, gli approcci. La virtualizzazione delle funzioni o delle risorse, semplificazione, quella sempre, perché l'obiettivo è quello di creare minor complessità. E la programmabilità, l'automazione dei task ripetitivi, che è sorgente degli errori, sia dal punto di vista
service provider che dal punto di vista enterprise. Piccola domanda, adesso che voglio provare ad applicare un po' di concetti che abbiamo visto. Software Defined One, se ne sente parlare parecchio, soprattutto negli ultimi anni, ci sono i vendor che continuano a pushare la parte di Software Defined One, lo scrivono ormai in tutti quanti i device. Qualcuno mi sa dire in quale caratteristica risiedono, cosa sono? Software Defined One è un overlay SDN, cioè è, in realtà, se volessimo fare un passettino indietro, non sono altro che delle VPN, cioè alla fine hanno preso quello che era nel datasheet dei vari firewall, hanno tolto la scritta VPN, ci hanno scritto Software Defined One. Alcuni potrebbero dire no, è leggermente qualcosina in più, perché non ho semplicemente la VPN come ce l'avevo prima, ho anche tutta una serie di funzionalità di monitoraggio, di controllo, di autoconfigurazione, ma non è altro che un miglioramento di quello che c'era prima, ovvero io prima avevo le VPN che dovevo crearmi i miei certificati o le mie chiavi a seconda di qual era, diciamo, il flavor della VPN che andavo a creare, con l'SD-WAN semplicemente già preconfigurato, attacco la macchina e lui si crea il tunnel, diciamo, tra i due device o tra più device o il mesh e quant'altro. Non risolve i problemi di connettività, cioè io alcune volte ho visto addirittura vendor che dicono ah, ma hai le VPN che funzionano male, compra il firewall con l'SD-WAN e te lo risolve. Se la connettività sotto fa schifo, non risolve i problemi di connettività. Quello che fa, sicuramente fa una semplificazione della configurazione e semplifica il multi-WAN. Il più delle volte, quando vedete scritto, quando comprate un firewall, un router, vedete scritto multi-WAN, tanto non funziona. Il più, questa è la mia esperienza che vedo in giro, perché è fatto male. Con l'SD-WAN invece si può fare multi-path, multi-WAN, semplicemente perché siete voi che controllate i path tra i due siti. Installo un router sul sito A, un router sul sito B, ho due connettività differenti, non mi interessa perché creo due tunnel sopra in overlay e poi ci posso fare load balancing, posso farci quello che voglio. Se invece faccio semplicemente multi-WAN per navigare su internet, non funzionano, almeno non come la gente se lo aspetta perlomeno. E non c'è uno standard diffuso, cioè SD-WAN lo vedete scritto ormai su tutti i datasheet di tutti i router e tutti i firewall, però l'SD-WAN che implementa Barracuda è diverso da quello che implementa Sophos, è diverso da quello che implementa Cisco Meraki, per dire, quindi non è effettivamente uno standard. Io ho finito, vi ringrazio, se ci sono domande, sono riuscito anche a stare dentro ai 18 minuti che mi avevano diciamo ben battezzato dicendo mi raccomando, 18 minuti, sennò seguiamo via tutto, quindi direi che abbiamo spazio per le domande, ho ancora un minuto, esatto. A posto allora, grazie.